Eccoci ad una nuova lettura interattiva di carte dei tarocchi e carte oracolo, questa volta per i prossimi 3 mesi. Quindi questa è una lettura che è sempre valida, non ha un periodo preciso. In questo momento stiamo andando incontro all'estate, quindi sarà dedicata ai prossimi 3 mesi, quindi ai prossimi 3 mesi estivi. Però davvero, quando sarà il momento per voi per aprire questo video, sarà il momento esatto, giusto, per andare a vedere cosa potrebbe accadere, quali saranno le tematiche principali dei prossimi 3 mesi. Quindi è generico, ovvero quale sarà la tua crescita, la tua rivoluzione, la tua rinascita nei prossimi 3 mesi. Adesso, come funzionano le letture interattive, te lo dico subito perché magari è la prima volta che capiti qui. Vedrai 4 mazzi in questo caso, quindi il mazzo numero 1, il mazzo numero 2, il mazzo numero 3 e il mazzo numero 4. Ti basterà fermare un attimo il video e seguire il tuo intuito scegliendo uno di questi mazzi. Se preferisci scegliere con sopra i cristalli, cosa che io consiglio, adesso te li faccio vedere subito. Iniziamo dal mazzo numero 1 che ha un'agata albicocca, questa qui, e ha anche un quarzo fuoco, quindi questi sono più colori belli caldi, belli corposi, poi questa secondo me è bellissima, anche questa però, questa qua tipo dei colori secondo me davvero albicoccosi, è proprio bella. Dopodiché il mazzo numero 2 invece abbiamo gli opposti, ho voluto scegliere una Snowflakes Obsidian, quindi un'ossidiana Snowflakes, fiocco di neve, quindi nera con tutti i pallini bianchi, assieme a una magnesite, una aulite, come preferisco definirla, che è un po' colore marmo, eccetera, che mi piacciono molto perché erano proprio gli opposti in questo caso. Qui invece abbiamo una stella di sodalite, che l'adoro perché rappresenta un po' un cielo stellato, proprio letteralmente, assieme a un'agata muschio, quindi da questi colori del bosco. Quindi volevo un po' dare questo tono a queste due. Infine, nel gruppo qui numero 4 abbiamo un'agata, questa qua come si chiama? Non è vero, vedi? È un pink opale, me lo sono scritto perché mi dimentico le cose. È un opale rosa. Quindi abbiamo una luna, una mezzaluna ad opale rosa con ovviamente la regina dei cristalli rosa, che cos'è? Il quarzo rosa. Quindi questo è un quarzo rosa grezzo che è sempre il mio, è sempre il mio cristallo che è molto vicino a me. Quindi questi, come ben vedi, sono i 4 mazzi. Ferma un attimo il video e scegli così immediatamente quale ti ispira di più. Vai dopo in descrizione direttamente alla sua lettura e ascoltala. Poi fammi sapere nei commenti, qua devo mettere tutto dritto perché sennò mi dai sui nervi. Poi fammi sapere nei commenti quale mazzo hai scelto e se risuona con te. Quindi iniziamo subito col primo mazzo. Se avete scelto il mazzo numero 1 con queste due bellissime pietre belle calorose che io amo un sacco, le mettiamo qua con noi e andiamo subito a vedere queste carte cosa ci vanno a dire. Quindi quali abbiamo? Qua abbiamo le carte, la carta delle rose, quindi vediamo quale messaggio abbiamo da qui. E come primissima carta abbiamo questa che si chiama The Crowning, Initiation, Three Hole, Birth, Rebirth, A Seat at the Table. Quindi, quando vi dicevo un percorso di rinascita, direi che questa carta proprio proclama chiaro e tondo che per voi i prossimi 3 mesi saranno proprio un momento di iniziazione, un nuovo paradigma, una nuova realtà, una nuova era, un nuovo percorso davvero profondo e totale, perché si parla di birth, quindi di nascita, e rebirth. Quindi rinascita, c'è proprio un totale rinnovo, un stiamo andando, siamo andati nelle nostre profondità, siamo magari caduti talmente in basso, in fondo, che però tutto questo ci ha fatto vedere che c'è la possibilità di rinascere più forti di prima, di fare un capovolgimento totale. Quindi dal caos, come vediamo qua, nascono cose bellissime, quindi c'è il potere della creazione, qua c'è proprio the crowning, quindi veniamo incoronati dall'energia creativa che è dentro di noi a poter rinascere, a risorgere, a diventare qualcosa di nuovo, qualcosa di magnifico, di forte, di bello, proprio come la rosa sacrale, no? E quindi abbiamo questa cosa, qua c'è un piccolo bambino tirato su da due mani, no? È proprio questa rinascita, questa anche metafora del portare alla luce qualcosa di nuovo, qualcosa che però è stato dentro di noi, quindi è stato processato, è stato comunque incamerato per mesi e mesi, magari precedentemente. Non è stata una cosa immediata questa nostra rinascita, è dovuta da tante cose. Quindi questa è la carta un po' delle rose che ci accompagna, quindi ci accompagna questa rivoluzione che parte, come vediamo anche qua dall'antico, ci sono due figure egiziane, due statue, parte appunto da qualcosa che era molto fisso dentro di noi, ma che finalmente sta uscendo, gli stiamo permettendo di uscire, ed è proprio questo,
accogliere, questo nutrire, questo prenderci cura di noi, c'è una rinascita perché ci stiamo finalmente prendendo cura di noi, quindi questa è un po' la carta, come dire, madre che ci un po' ci guida. Poi abbiamo le carte, queste qua, delle goddess, quindi delle dee, che andiamo a vedere quali dee abbiamo. Oh, abbiamo, cioè non, io giuro che non l'ho fatto apposta perché le ho estratte prima, ma sempre coperte, non le ho, le sto vedendo come voi adesso. E abbiamo Isis, se lo vogliamo dire in inglese, che è awakening, quindi di nuovo risveglio, ci stiamo risvegliando. Qua ci dice: il mio cammino è un'evoluzione fatta di tante lezioni e tanti rinnovi, mi sto espandendo. E vediamo infatti che lei porta qua sulla mano la propria luce e si sta espandendo, sta facendo crescere queste ali che non sono evidenti, ma sono tipo, è un'aura che ha attorno ed è un'aura fatta proprio di espansione, vuole espandere, ha una, anche qua una corona, qua parlavamo di crowning, quindi ha una corona sopra di lei. Isis chi è? Cioè ritorniamo nell'antico Egitto, la dea è la dea Iside, quindi è semplicemente lei, la madre dea, colei che è anche la dea della luna, quindi la dea della fertilità, della donna, di tutta questa parte qua, del nutrimento, del prendersi cura, e ritorna a questo concetto. E assieme abbiamo Eleos, che è la dea della generosità, come vediamo qui, che quindi porta tutto questo che adesso, questo rinnovo, lo porta all'esterno, è generosa, dona, ha questa capacità di donare senza ricevere niente. E tra l'altro la scritta che ci dice qua è give and you shall receive, quindi sii aperta, siate aperti a donare con un cuore puro, con un cuore limpido, e vedrete che riceverete al contempo un ritorno. E già questo rinascere è un bellissimo regalo di rinnovo, di un nuovo passaggio. Quindi queste sono le carte principali, come dire, che ci fanno da guida. Dopodiché andiamo subito a prendere le carte dei tarocchi che ho già estratto per voi, che sono queste. Andiamo a vedere cosa ci dicono. Allora, quale devo vedere da vicino perché sono scritte in piccolissimo, io non ci vedo niente. Abbiamo il Knight of Pentacles, quindi il cavaliere di denaro al contrario, che ci va a dire che magari appunto eravamo in un momento, come vi dicevo all'inizio, partiamo da una fase precedente in cui eravamo stanchi, annoiati, non eravamo più allineati con chi eravamo, volevamo buttarci, fare le cose, ma prendevamo un'iniziativa che era un'iniziativa senza pensare, quindi era proprio così improvvisata, facevamo le cose ma ci buttavamo, e quindi proprio finivamo negli investimenti rischiosi, in questa fase proprio di nullità, eravamo un po' apatici, irresponsabili, quindi non ci annoiavamo, eravamo proprio in questa fase di limbo, ma in questa fase proprio di, come dice qua, numb, di nullezza, di nullità, quindi partivamo da questa zona qui. Però abbiamo iniziato cosa? A lavorare sodo, viene proprio scritta qui, late, quindi lot di pentacles, di denaro, vuol dire che ci siamo messi a lavorare su chi siamo, sul nostro craftsmanship, quindi come si dice, su ciò che sapevamo lavorare bene con le nostre mani, ovvero sui nostri talenti. Abbiamo deciso, ok, puntiamo su di noi, punto su di me, vado a puntare su queste cose, mi impegno, le mie doti naturali, le mie capacità, le mie esperienze, la mia proprio fase di, la mia dose di expertise, come si dice in inglese? Lavoro, vado a lavorare, mi butto nel mio e lavoro sodo, ho costanza, ho determinazione, e piano piano lo faccio perché so che i frutti arriveranno, i frutti del mio lavoro duro arriveranno, sarà un lavoro a lungo termine, i risultati saranno a lungo termine, ma so che lo faccio per questo motivo più ampio, non per un beneficio come era qui immediato, vorrei ma poi non ottengo niente perché faccio le cose così senza avere una strategia, un pensiero dietro, una motivazione che mi spinge, ma giusto per. Qua invece no, cambiamo proprio la fase. E quindi è quello che vi inizia, secondo me qua è l'inizio di questi mesi, quindi siete ancora in una fase un po' così apatica, un po' annoiato, non siete più allineati con chi siete. Però poi decidete, ok, mi butto su chi sono, quindi mi butto su, investo su di me, e lo so che investo a lungo periodo, non per un beneficio immediato, ma so che questo mio duro lavoro, questo mio costante lottare per me, investire su di me, puntare tutto su di me e essere
costante nel tempo per crescere, creo proprio dedication, quindi mi concentro proprio sul mio, mi prendo cura di me, mi porterà un beneficio a lungo termine, quindi alzo i miei standard, la mia concentrazione è più netta, è più dettagliata, è più proprio c'è un focus diretto. E quindi poi cosa porta? Porta ovviamente a una fase in cui mi sento magari non abbastanza, dico cavolo, ci sono quei momenti di ci saranno dei momenti ancora lì di caduta, no? Di dire vorrei di più, mi chiedo tanto, non mi sento troppo sicuro di me, mi chiedo ma è abbastanza quello che sto facendo, ma perché non ricevo mai quello che voglio, per quanto lo so. Quindi questo a metà di questi 3 mesi ci sarà un po' un test dell'universo che ci metterà di fronte alla nostra, come dire, al nostro impegno. Ci vogliamo davvero impegnare in questo oppure siamo un po' titubanti? Quindi questa sarà una sfida, no? Il cercare di affrontare anche le nostre insicurezze, i nostri timori, le nostre paure, il nostro stesso giudizio, il nostro stesso criticismo abbastanza tosto, il nostro senso di magari delle volte non ci sentiamo al 100%, non siamo ultra confident in noi, ci sta. Però è proprio un test dell'universo che ci va a dire ok, continui su questa strada oppure ti arrendi. E lì ci sono le due strade. Vediamo un po' le ultime due cosa ci dicono. Beh, l'ultima è tosta. Allora, però prima veniamo da un momento, le due strade sono magari scegliete la strada sbagliata, nel senso magari non credete in voi, magari scegliete di non credere in voi, vi allontanate da tutto e tutti, vi sentite da soli, vi sentite isolati, vi sentite in preda di questa ansia, in preda della negatività, in preda di voi stessi, perché qua abbiamo il 9 di spade, no? E il 9 di spade ci dice che siamo noi con tutti i nostri pensieri, i nostri dubbi, le nostre insicurezze che ci attanagliano, no? Stiamo vivendo in base alla paura. Ma se noi decidiamo di continuare invece per la nostra strada, di puntare su di noi, di continuare il nostro lavoro sodo, nonostante le insicurezze che nascono dentro di noi, le insicurezze che potrebbero venire dall'esterno, qui parla anche, capito, di egoismo, di un temperamento un po' immediato, di dramma, di insomma qualcosa che accade al di fuori di noi, quello che accade dentro di noi, se continuiamo e ci fidiamo di noi, continuiamo a lavorare su di noi, a lavorare, a fare del grande lavoro su quello che desideriamo, sul nostro focus, sulle nostre skills, il nostro lato di expertise. Quindi se noi ci continuiamo ad investire su di noi, su quello che sappiamo fare, sulla nostra crescita, nonostante appunto un po' le fasi di down che ci sono ed è normale, avremo una delle carte forse più belle dell'intero, più fortunate, più complete dell'intero mazzo di tarocchi, e abbiamo il 10 di coppe. Il 10 di coppe ci porta proprio questa raffigurazione, la felicità, la serenità con un'altra persona, con le relazioni, felicità nella nostra vita, felicità che tutto quello che abbiamo creato, il nostro sogno che volevamo, si realizza. Ci parla di felicità, di amore divino, di blissful relationship, quindi di una relazione che proprio è brillante, blissful, cioè è piena di questa aura che abbiamo qua, di awakening, questa aura che ci permette di espandere, ce l'abbiamo qua. E quindi armonia, enlightenment, family, supporto e amore, fulfillment, ci sentiamo finalmente appagati. E da cosa deriva, cosa ci porta a sentirci appagati, a trovare proprio una gioia anche nel quotidiano, una stabilità emotiva? Questo, il nonostante i dubbi, nonostante le insicurezze, nonostante le difficoltà, gli ostacoli che incontreremo nei prossimi 3 mesi, continuiamo ad investire su di noi, continuiamo a puntare su di noi, continuiamo a puntare su i nostri standard che stanno crescendo, vogliamo di più, meritiamo di più, continuiamo a lavorare verso questa direzione, nonostante le cadute, nonostante le insicurezze, e questo lavorare con questa rinascita che comunque ci accompagna qua dietro, come vi dicevo, con generosità, con questo spirito aperto, ci porterà a questa bellissima stabilità, proprio questa stabilità domestica, emotiva, serenità. Creeremo la nostra vita dei sogni, riusciremo a farlo, sarà tipo ciò che vi aspetta alla fine di questi 3 mesi, di questi prossimi 3 mesi, quindi è una rinascita davvero totale, è molto molto bella. Vediamo anche le carte mie, quelle delle Wise Zodiac Card, cosa ci dicono, quali segni abbiamo con noi, vediamo cosa ci portano. Ci portano aria, quindi l'elemento aria, ci portano poi il segno, il modo mutabile, e poi ci portano Wanderlust Baby, che è la carta del Sagittario.
Cosa ci dicono tutte queste carte assieme? Sicuramente l'aria è leggera, è mobile, tutto cambia, quindi queste tre carte ci vanno a ricordare come ogni cosa può cambiare da un momento all'altro, quindi noi stessi non siamo obbligati a rimanere le stesse persone che eravamo 2, 3, 4, anche 5 giorni fa. Siamo sempre delle versioni nuove, possiamo sempre cambiare ogni momento che vogliamo, possiamo rinascere ogni volta che vogliamo, no? E quindi ci ricorda che tutto è sempre in movimento, tutto è sempre in trasformazione, di non avere paura di queste trasformazioni, ma di cosa? Di viverle con leggerezza, di andare a continuare questo flusso, seguire questo flusso con coraggio, con scoperta, con voglia di espandere gli orizzonti, perché la punta del Sagittario cosa fa? Sa dove andrà a colpire, quindi sa benissimo che la direzione che prende è quella giusta, però non ha idea di come sarà la strada, quali ostacoli incontrerà e quelli no, ma ha fiducia, ha un'estrema fiducia che arriverà esattamente dove deve arrivare. E cosa ci indica? Esattamente questo, quindi nonostante le avventure in mezzo, le disavventure potrei dire, eccetera, sa che arriverà qui. Quindi questa enorme fiducia nell'universo e in se stesso, soprattutto nell'universo che sa che non fa mai nulla contro di noi ma solo per noi, di nuovo è una linea guida. Quindi queste tre le metto qui, ci vanno a dire questo. Di più abbiamo anche queste carte che ci parlano, vediamo cosa ci parlano, ah perfetto, di casa, che riprende proprio questo, e di cycles. Ci ricorda di nuovo che tutto è un ciclo. Quindi ogni cosa inizia, ogni cosa finisce, per poi rinascere di nuovo. È sempre una nuova cosa, un rinnovo, noi ci rinnoviamo. E cosa dicevo? Riprende proprio questo, reborn, è proprio il tema per voi della rinascita, è ricordarvi che tutto è un ciclo. Tutto è sempre continuamente, alti e bassi fanno parte della vita, momenti sì, momenti no. Ma se questi cycle li integriamo nella nostra vita, sappiamo che è così e non cerchiamo di controllare tutto ogni minuto, ogni secondo, ogni cosa, e quindi ci un po' lasciamo andare alla corrente della vita, questa, con leggerezza, ci portiamo in questa direzione del senso di casa, costruiamo come eravamo qua, costruiamo il nostro nuovo, la nostra serenità domestica, la nostra serenità, il nostro appagamento, costruiamo la nostra casa. Proprio arriveremo alla fine di questi tre mesi che vedremo come abbiamo costruito, perché noi siamo rinati, no? Quindi abbiamo costruito un qualcosa di nuovo, potrebbe davvero essere una nuova nascita, una nuova nascita di noi stessi, una nuova nascita proprio fisicamente, una nuova nascita, un nuovo incontro, una nuova rinascita, un nuovo tutto qualcosa di nuovo, una nuova casa, un nuovo senso di appartenenza, un ritrovarsi, quindi di trovare di nuovo dove ci si sente a casa. Davvero, le interpretazioni sono tantissime, possono essere, ognuno di voi capterà quella che è giusta per voi, però è proprio un rinnovo, un arrivare a ritrovarsi, a ritrovare quella nuova stabilità, quel senso di famiglia alla fine di questi mesi, perché si è affrontato tutto questo, ma si è affrontato con proprio questa rinascita, con questo fare che ok, siamo andati nelle nostre profondità, nei nostri dubbi, abbiamo affrontato le ombre più disparate, ma siamo andati avanti, abbiamo creduto in noi perché con fiducia sappiamo che l'universo ci portava in quella direzione, proprio ci aspettano cose belle, lo sappiamo. E come carta degli angeli, i numeri che ci parlano qua sono 2-2, quindi il 2-2 parla della scelta. Quando troviamo in giro, vediamo spesso il numero 22, il numero 22 è proprio la scelta per eccellenza. Ci sono due opzioni, che sono quelle che vi dicevo qua. Posso scegliere un lato, posso scegliere un altro. E qui ci dice chiaro sentenza, siamo noi, senza. Non riuscirò. E dice 22, quindi proprio quello che vi dicevo, le due opzioni, no? Siamo noi che scegliamo. Infatti la primissima frase che ci dice qua è: tu sei l'architetto della tua vita, quindi scegli, sei tu che scegli alla fine, non c'è mai nulla che è già predestinato, prescelto per te, alla fine tu scegli sempre, tu sei l'architetto della tua vita, quindi potresti sembrare eccentrico, stravagante, ma in realtà hai il potere di sentire sulla tua pelle la voce dell'universo, fidati del tuo dono e potrai raggiungere l'illuminazione spirituale. Quindi dice fidati dell'universo, fidati di quello che senti, del lavoro che stai facendo su di te, che ti sta aprendo porte enormi, ti sta facendo proprio aprire questa parte. Lavoriamo tanto sul chakra della corona, questo sentire, questa connessione con il divino, con questa divina intelligenza nell'universo, no? È proprio questa parte qui, fidati, perché
ti porterà dove devi andare, ti porterà verso ciò che desideri, ma ti devi fidare di questo, come dire, di questa grande cosa sconosciuta, ignota, non nota, che è proprio questa connessione col tutto, che non si può descrivere, ma la si può sentire. E quindi potrai sembrare eccentrico o stravagante agli occhi degli altri, ma chi se ne frega, perché sai che stai andando verso quella direzione. L'universo ti ci sta portando attraverso il tuo intuito. Quindi, per voi che avete scelto il numero, il mazzo numero 1, questo è il messaggio per voi per i vostri prossimi 3 mesi. Lasciatemi un like se risuona con voi, se ha senso per voi, e scrivetemelo pure nei commenti, che io sono sempre molto curiosa, e noi ci vediamo al prossimo video. Se hai scelto il mazzo numero 2 o il mazzo con l'aulite e lo snowflake obsidian, qui, che adesso metto qua di fianco, andiamo subito a vedere la carta della rosa cosa ci dice. Queste qua saranno un po' le carte che ci guidano nella rinascita per i prossimi mesi, quindi vediamo subito cosa abbiamo. È una carta delle rose dedicata al radicamento, quindi nei prossimi 3 mesi ci aspetta un radicamento. Ci dice: plant yourself here, integration, embodiment, grounded action. Quindi ci parla proprio di fare anche delle azioni molto strutturate, radicate, ben pensate, quindi qualcosa che abbiamo coltivato nel tempo, di far sì di poter piantare dei semi che coltiviamo, nutriamo poco per volta, ma che ci permetteranno proprio di crescere, no? Soprattutto di piantare, quindi di piantare delle radici, di mettere delle fondamenta, di scegliere chi siamo, di scegliere, anzi forse di tornare anche indietro e di capire proprio cos'è che ci connette con la terra, cos'è che ci connette col tutto, cos'è che ci fa dire: io appartengo a questa cosa, io appartengo a questo posto, io appartengo a questo ideale, io appartengo a questo gruppo, io appartengo a questa tribù, a questi valori, le persone simili a me sono queste, eccetera eccetera. Cioè proprio a far chiedere tutte queste cose, perché piantando bene, radicate nel terreno, quindi sotto di noi, avendo questa stabilità, ci permette di fiorire in questa maniera meravigliosa, in questa maniera che, come possiamo vedere dalla carta, è serena, tranquilla, è pacifica ed è in grado di germogliare, di fiorire in maniera proprio enorme, in grande espansione. Quindi la carta che ci accompagna della rosa è questa. Vediamo ora le due carte, queste che sono le dee che ci accompagnano, e abbiamo Anat, Surrender, che è molto collegata al arrenderci. Surrender in inglese ha questo significato proprio di arrenderci al fatto che la natura ci supporta sempre, e che, questo mi è stato detto poco tempo fa e ha totalmente senso con me, lo sapevo già, ma è quella cosa che facciamo sempre un po' fatica a capire, è del fatto che in realtà noi ci sentiamo soli, ma non siamo mai soli. Il sentirsi soli, l'essere soli, è un'illusione totale, perché siamo sempre accompagnati. L'universo fa tutto quello che fa per farci star bene, è continuamente lì che ci accompagna, che ci guida. Abbiamo scelto di rinascere su questa terra per un motivo, quindi l'abbiamo scelto consapevolmente, è solo che non ce ne ricordiamo più, perché non abbiamo più ricordo di quelle scelte, però l'abbiamo fatto, c'è un motivo, c'è un perché. E vediamo questo collegamento col divino che c'è anche qua sopra, con quell'intelligenza che non conosciamo, con le vite passate, con le nostre scelte, eccetera. Ci dice: abbandonati, abbandonati a questo flusso che c'è nella vita e che sai che ti accompagnerà sempre, no? Quindi dice: quando io lascio andare i regni del controllo, quindi questa ossessione di avere tutto sotto controllo, che comunque, quando si parla anche di radicamento, magari voi che avete scelto questo gruppo siete dei segni di terra, quindi avete proprio la capacità di mettere bene le radici, di conoscere da dove venite, le vostre fondamenta, e avere sempre, volete un po' avere controllo della situazione, controllo un po' a 360 gradi di tutto. Ma qua ci dice: quando lasciate andare quella vostra comfort zone, che è il controllo, quindi tutto ciò che conoscete, tutto ciò che avete, le vostre basi, le vostre fondamenta, allora sarà lì che I thrive. Quindi vuol dire sarà lì che proprio darete il meglio di voi, in cui potrete davvero governare, in cui potrete davvero espandervi al massimo, in cui potrete davvero stare bene, in cui potrete davvero dare il massimo, no? E però cosa bisogna fare? Connettere quell'altra parte di cui qua non si è, magari voi non siete troppo abituati, quindi lasciare andare il controllo e lasciarsi andare, abbandonarsi invece all'universo che ci porterà nel flusso della vita. Ho fatto un TikTok recentemente su questa cosa, in cui
riprendevo un concetto che avevo ascoltato e che mi piaceva molto, che diceva che quando noi andiamo controcorrente facciamo un sacco di fatica, è perché in realtà noi dobbiamo abbandonarci alla corrente del fiume. Ed è lo stesso discorso qua, la metafora è uguale, dobbiamo lasciarci andare, abbandonarci alla vita, abbandonarci al flusso dell'universo che ci porterà dove dobbiamo andare, senza avere questo ossessivo controllo di tutto e di tutti. Quindi avere questa cosa. Io davvero non le ho scelte prima. E l'altra carta, l'altra dea è Melete o Meleti e parla di flowing, quindi di ballare con il flusso della vita. C'è questa, non si vede perché ovviamente la carta non si muove, però vediamo come c'è l'aria in mezzo a queste edere, tutti questi fiori che scendono qua. C'è proprio questo movimento, questo senso, poi anche lei balla. Quindi ci dice muoverti, lasciati abbandonare, stai in natura, ma muovi il tuo corpo. Quando qualcosa non va o senti questo controllo ossessivo su tutto, butta fuori, lasciati andare, butta fuori attraverso il movimento, fa sì che ciò che ti attanaglia dentro lo lasci andare, lo fai andare via, lo porti fuori di te. Come? Muovendoti. Dice, movement is medicine, quindi il movimento è una medicina. Prenditi il tempo per poter muovere la tua energia col tuo corpo. E così riconnetterti con la tua energia vitale, il tuo qui è la tua energia vitale. Quindi è una carta estremamente dedicata al radicamento, alla connessione con la natura, a lasciarsi andare, al surrender proprio alla natura. Se non vi è mai capitato, io l'ho fatto qualche settimana fa, provate a fare questo esercizio. Toglietevi o tiratevi sui pantaloni, toglietevi le calze, maniche corte, eccetera, e stendetevi sull'erba. Trovate uno spiazzo d'erba che sia morbido, eccetera. Stendetevi, chiudete gli occhi, rilassatevi e cercate di ascoltare proprio la connessione del vostro corpo con la terra. Cercate proprio di ascoltare come questa sia lì, è morbida, vi supporta, vi sta sostenendo. Ed è qualcosa che prendersi anche solo 5 minuti per fare questo esercizio, che quando eravamo piccoli magari lo facevamo un sacco più spesso, adesso però da adulti non lo facciamo più. E invece mettersi lì un attimo e fare questo esercizio ci permette proprio di sentirci supportati, di sentirci sempre presenti, non sentirci isolati. Ci ricorda che proprio la natura è lì per noi, la natura, noi facciamo parte della natura, la natura fa parte di noi e continua sempre ad essere lì con noi, ci sostiene, ci supporta. Ci è amica, ci sta con noi, cioè non ci lascia soli mai. E quindi fate questo esercizio perché secondo me vi potrebbe proprio servire. Dopodiché andiamo a vedere, prendo adesso le carte che ho messo qua davanti, dei tarocchi, andiamo a vedere i tarocchi cosa ci portano in questi prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta del judgment, del giudizio, poi abbiamo un 7 di spade che sta guardando da una parte e si sta muovendo in avanti, quindi sta sempre creando una struttura, poi adesso ci arriviamo. La stella, bella la carta delle stelle. Poi abbiamo invece qui, quanti sono questi che non riesco mai a leggerli? Sono 7 di coppe, al contrario. E poi abbiamo l'asse di spade. Quindi andiamo un attimino a definire cosa potrebbe essere per i prossimi 3 mesi come percorso. Iniziamo il fatto con Judgment. Quindi ci sentiamo arrivati, ci sentiamo di essere alla fine di un certo capitolo, no? In cui abbiamo capito e abbiamo necessità di celebrare. Dobbiamo celebrare, sentiamo la necessità di celebrare tutto quello che abbiamo fatto, il punto d'arrivo, dove siamo arrivati in questo momento. C'è necessità proprio di celebrare questa cosa. Quindi inizieremo questi mesi con proprio questa anche serenità, questa felicità, perché abbiamo raggiunto degli obiettivi che volevamo raggiungere da un sacco di tempo, no? E quindi è un bellissimo capitolo della nostra vita perché abbiamo fatto dei grandi passi avanti ed è giusto che ci prendiamo anche il tempo per celebrare. Questa carta che ci dice, ok, ho celebrato, bene, adesso vado avanti, proseguo il mio cammino. Ma come proseguo il mio cammino? Lo proseguo guardandomi un po' alle spalle, quindi valutando un po' quello che è successo. Quindi valuto un po' le cose che mi sono capitate, faccio un po' una valutazione, vedo cosa è andato, cosa non è andato. Dopodiché mi porto con me le spade, quindi tutto ciò che ha funzionato e invece lascio andare via le cose che non mi servono più, le cose che non hanno funzionato. Quindi può essere, questo è molto legato comunque a più a una parte logica, quindi idee, contenuti, pensieri limitanti, tutto ciò che non ha funzionato per me lo lascio andare, non fa più, non mi accompagnerà più verso il mio nuovo percorso di rinascita, ma mi porto con me solo le cose che invece hanno funzionato. Quindi è proprio un lavoro interiore, un lavoro di capire ok, cosa porto, cosa non porto, molto logico e molto strategico. Quindi sta mettendo un po', sistemando i vari passi per il futuro.
e i passi per il futuro lo porteranno a spogliarsi, cioè vi porteranno più che altro a spogliarvi di tutto ciò che magari erano questi blocchi, questi pensieri limitanti che avevate usato un po' come armatura per non farvi vedere al 100%, per nascondere ciò che avevate paura di far vedere. E invece qua sarà, arriverete un po' al fulcro di questi prossimi 3 mesi in cui vi spoglierete di tutto. Rimarrà solo l'essenziale e quel vostro essere a nudo al 100% vi permetterà di andare a realizzare i vostri sogni, perché solo con la vostra essenza, solo con quelle cose proprio estremamente necessarie di voi, saranno quelle, cioè, che vi porteranno proprio a portare, a nutrire la terra, a portare la vostra emotività, il vostro contenuto, la vostra diversità nel cielo stellato. Quindi vi darà la possibilità di creare i vostri sogni solamente quando avrete il coraggio di farvi vedere per quello che siete. Proprio la parte più essenziale, la parte più pura, la parte più autentica, togliendo via tutto quello che è fuori, quindi minimalismo puro in questo senso. Quindi magari può essere anche proprio vi spoglierete di tante cose che non vi servono più, come diciamo qua, lasciamo andare cose, robe che non ci servono più, ma anche più che altro pensieri limitanti, esperienze passate che ci hanno sempre determinato il futuro, che noi pensavamo fosse così ma in realtà era solo un'esperienza, non per forza si deve ripetere, eccetera. E tutte queste cose, quando noi arriviamo ad essere solamente noi stessi, ci permetteranno di arrivare ad avere una nuova idea, ad avere un nuovo inizio, un inizio molto più determinato e chiaro, perché qua abbiamo un'idea unica, un'idea logica estremamente che ci porta proprio, oh, arriverà qualcosa di nuovo alla fine del mese. E però prima saremo un po' confusi, avremo un momento di confusione perché vedremo così tante porte aperte, cioè vedremo così tante aspettative, vedremo che appunto, avendo fatto questa cosa, abbiamo un range enorme di possibilità e quindi siamo un attimino confusi, perché potremmo avere questo, poi potremmo avere quello, vorremmo tutto, vorremmo questo, guardate cosa scelgo, no? Ma alla fine del mese, dopo questa confusione, ci sarà invece una chiarezza totale, proprio una chiarezza totale in cui ci dice, ok, regina, in cui regina o re, comunque c'è una corona, quindi ci sarà una cosa che spicca su tutte. All'inizio non la vedremo, sarà un attimino confusionario. Poi dopo, alla fine del mese, avremo invece la capacità di dire, ok, se lascio andare, lascio scorrere, non sto in natura, mi muovo, mi libero, non cerco di avere subito il controllo di che cos'è che sarà, avrò la chiarezza. Proprio nel caos troverò la chiarezza se mi lascerò andare, se proprio dirò, ok, adesso il caos va bene, in un qualche modo mi fido dell'universo, l'universo mi dirà che cos'è quella cosa che poi arriverà. Sono aperta ad ogni aspettativa, sono aperta, vedrò, vedremo. Quindi qua ci dice proprio questo, arriverà la certezza, la chiarezza su qual è quel nostro obiettivo, quella nuova cosa, quella nostra rinascita. Sarà un qualcosa probabilmente di un pensiero, un'idea, un modo di comunicare, qualcosa di comunicare anche con noi stessi potrebbe essere, però è molto qualcosa di legato molto alla mente, quindi ad aprire la mente, qualcosa che ci, proprio un'idea, sarà un qualcosa fra tutte queste cose, poi me lo direte, però adesso vediamo le altre carte se ci danno qualche indizio in più. Le altre carte che abbiamo, delle Wild Zodiac Card, vediamo, belle, tanto fuoco, tanto tanto fuoco, quindi probabilmente quelle che arriveranno in risposta prima saranno idee creative, idee estremamente creative, quindi una nuova idea di un qualche lavoro, una nuova idea di una qualche passione, di come fare ad esprimere al meglio un proprio talento, una propria passione, perché l'Ariete parla di... come dire, iniziare le cose, essere pionieristici nel proprio modo. Poi c'era tanta terra qua dietro, quindi c'era proprio questa fondamenta, questo movimento, questa strategia di andare avanti. Sono qua, ci abbiamo tanto rosso, ma è un rosso denso. Come vi dicevo, l'Ariete inizia le cose, le porta avanti, ha idee, si butta, deve sperimentare per primo, deve provare, deve avere la sua indipendenza. Il Leone, d'altro canto, invece, necessita di esprimersi, di avere coraggio, di utilizzare il suo lato nobile, di utilizzare la sua generosità, di utilizzare tutte queste sue doti proprio per incarnare il miglior, come dice, il miglior re o regina che può essere, proprio ha quel suo lato nobile ma che è sempre in servizio degli altri, non è dedicato solo al suo ego, ma è per gli altri, generoso per gli altri perché deve dare il buon esempio, in questo senso. Quindi ci sarà, secondo me, un po' quello che sento alla fine di questi 3 mesi, proprio questa nuova avventura, un'apertura di un qualche nuovo progetto, di una qualche nuova attività, magari
anche semplicemente decidete di unire col movimento, no? Di, che ne so, iniziare una scuola di danza, iniziare una scuola di ballo, che non vuol dire creare la scuola di danza proprio da zero, ma vuol dire magari partecipare a un corso, partecipare a un qualcosa in cui vi muovete, in cui siete in natura, in cui portate al di fuori qualcosa che non avete mai fatto e che avreste sempre magari voluto fare, ma soprattutto che vi permette di muovervi e di esprimere la vostra creatività, il vostro genio creativo, la vostra necessità di dire la vostra, di dare l'esempio su qualcosa, quindi di essere sì, di dare il buon esempio in un qualcosa. Quindi magari potrebbe anche essere nel lavoro, semplicemente decidete di, ok, la nuova idea sarà quella di vivere al 100% questa mia, mi impegno a essere generoso, impegno a essere onesto, a dire le cose come stanno, ad essere la mia migliore versione di me. Potrebbe anche semplicemente anche essere questa intenzione, chiarezza su questa intenzione, potrebbero essere tutte queste cose. Vediamo anche le altre carte, queste cosa ci vanno a dire. Belle, molto belle. Guardiamo come tutto ritorna con il colore del rosso anche qui. Abbiamo Sexual Arts, quindi è di nuovo il potere creativo dell'unione, le enormi idee che si hanno quando si unisce proprio questa, la connessione fra due corpi, di nuovo il corpo che si muove, il rosso, la parte creativa, si crea un'unione, si crea un qualcosa di più, si crea un qualcosa di che non riesce neanche a dire, c'è quell'ecstasy, ci ho messo secondo me una X in più, estasi, che crea tutto, no? E da dove deriva anche questo? Dall'amore per se stessi, se riusciamo proprio a comprendere quanto questo per prima cosa ci porta poi dopo a vivere meglio questa situazione, self love e inner child, quindi di volere bene anche a quel bambino o bambina interiore che è dentro di noi, di accettarlo, di perdonarlo, di portarlo sempre con noi, di dire ok, fai parte di me, hai sbagliato, anch'io ho sbagliato, ma ti guardo con compassione, con self love. Quindi queste tre carte sono estremamente connesse, vediamo, le mettiamo qui. Quindi questa è un'altra cosa che farete in questo percorso nei prossimi tre mesi, no? Poi fatemi sentire assolutamente nei commenti se risuona con voi, perché ognuno può prendere, prendete sempre quello che risuona con voi, perché sono letture collettive, quindi potrebbe risuonare qualcosa, qualcosa di meno, ma questo è il messaggio che un po' ricevo da queste carte. Qui però abbiamo, dalle carte degli angeli, abbiamo il 13-13, che è la legge del 3. Quindi la legge del 3 stabilisce che tutto quello che fai torna a te triplicato, beh, bello, mi piace, agisci in modo etico, sii impeccabile con la parola, anche perché il 3 parla tanto della comunicazione, quindi sii impeccabile con la parola, mantieni la parola data, mantieni le promesse, quello che dici sii onesto, che era quello che vi dicevo qui, chiarezza mentale, comunicare in maniera chiara, onesta, col leone che deve dare l'esempio, no? Ritorna questa cosa. E opera sempre per il sommo bene tuo e del mondo. Di nuovo, non è la questione dell'ego, quindi di farmi vedere superiore agli altri, essere il re perché devo far vedere che sono meglio degli altri. No, devo farmi vedere che sono al di sopra degli altri, che devo dare l'esempio in questo senso, così da essere da esempio per gli altri. Ed è questo che ci dice, infatti, ok, non l'ho letto, però subito dopo dice: sii un esempio per gli altri e un maestro della nuova era. Cioè è tutto assurdo, io adoro le carte perché è bellissimo come i messaggi siano proprio chiari. Quando sono chiari non c'è poco da fare. Quindi lasciami un bel like se risuona con te e fammi sapere nei commenti che cosa, se vuoi condividerli, non sentirti assolutamente obbligato. E niente, noi ci vediamo alla prossima lettura. Ecco il terzo gruppo, quindi se hai scelto questi due cristalli che adesso metto qui, tolgo quelli di prima perché non li avevo tolti, voilà, facciamo la sostituzione. Andiamo subito a vedere per i prossimi tre mesi qual è il concetto di rinascita, quali sono le cose che potrebbero accadere. Abbiamo due carte delle rose rispetto, vediamo, queste saranno le carte che un po' ci guidano nel complesso in questi tre mesi. Queste carte delle rose, abbiamo delle carte estremamente vitali perché abbiamo il sole, che dice joy, enjoyment, forza di vita, successo, vitalità, gioco. Quindi saranno tre mesi secondo me perfettamente collegati all'estate, o comunque di gioia, di serenità, di divertimento. E poi ci parla di lineage of the rose, moved by the goddess, here for this so called gather. Quindi ci sarà molto anche una concezione secondo me dedicata all'emotività
che sarà esattamente dove deve stare. Questa parte femminile non la rinnegheremo, ma anzi la porteremo fuori, la nostra emotività, chi siamo, cosa sentiamo, perché capiremo, ci indicherà la strada, la soul call, quindi la nostra chiamata, la chiamata della nostra anima, ci farà rincontrare, ci farà ritrovare le nostre sorelle, ciò che è simile a noi. Quindi questi sono un po' i grossi concetti dei prossimi 3 mesi. Ci sarà proprio questa grande energia, vediamo proprio anche questi colori, quindi questa grande forza vitale che è una rosa che proprio sboccia, è nel suo pieno dell'essere sbocciato, no? Quindi ha proprio questa grande energia, si muove, ha voglia di conoscere, ha voglia di fare, ha voglia di fare esperienza e soprattutto ascolta le sue emozioni, non le rinnega, le proprio sente, le vive al 100%, quindi sentirà tutto e questo lo porterà, vi porterà, voi che avete scelto questo gruppo, a ritrovarvi con il vostro perché, a ritrovare la chiamata della vostra anima, a capire che cos'è, a riconnettervi con le persone simili a voi. Parla di tutte un po' queste cose. Mentre queste due carte, vediamo un po' cosa è venuto fuori. Belle! Abbiamo Lilith, che parla di indipendenza. Lilith è una parte, Lilith parla sì di indipendenza, sicuramente di ribellione, di portare fuori chi siamo veramente, fregandocene del giudizio esterno, di quello che ci è stato insegnato, di quello in cui siamo stati un po' programmati, del patriarcato, di tutta un po' anche della cultura e della società, dei modelli che ci dà come giusti, come veritieri, eccetera. No, Lilith si ribella a tutto questo perché lei ascolta ciò che sente dentro. Infatti ci parla di riconoscere il nostro potenziale, non quello che ci viene detto dagli altri, non quello che gli altri ci dicono che deve essere giusto per noi, ma quello che noi decidiamo essere giusto per noi, quel sole, quella forza che noi tiriamo fuori, perché sappiamo che è dentro di noi e non ha nulla di sbagliato. Magari non è la cosa più classica, non è la cosa più a cui siamo più abituati di vedere, no? Non è la cosa in cui magari la società, la nostra cultura in cui siamo nati, le tradizioni sono abituate a vedere questo nostro modo di risplendere, ma è il nostro modo, è un modo che, se come dire, non fa male a nessuno, è semplicemente il nostro modo di essere, il nostro modo di esprimerci, di essere noi stessi. Quindi la carta di Lilith, la dea Lilith, ci dice fregatene, ribellati a tutto ciò che ti viene un po' imposto, ma invece fai ciò che senti tuo, fidati di chi sei, fidati della tua gioia, della tua capacità di espanderti, di crescere, di essere proprio gioia, di portare gioia, divertimento, questa serenità, perché riesci a portarla quando sei te stesso, è te stessa. E soprattutto proteggiti, perché Green Tara ci parla di protezione, quindi di riuscire, secondo me, in questi 3 mesi a mettere un po' delle barriere, a mettere un po' appunto delle barriere protettive per far sì che non veniamo, come dire, che non ci blocchiamo dal giudizio altrui, che non ci facciamo bloccare che non lasciamo che siano gli altri a scegliere per noi in base a quello che loro pensano sia giusto per noi, ma ci impuntiamo la nostra indipendenza, il chi siamo, il ribellarci a questo, perché solo noi sappiamo cosa è giusto per noi. Qui ci dice: le circostanze stanno cambiando, adesso ti senti protetto, tu sei protetto, no? Inizia un po' a loosen, quindi a slacciare un po' tutto ciò che ti fa paura, quindi il tuo attaccamento alla paura e alle preoccupazioni. Sciogli quei nodi, sciogli i nodi che sono legati a ciò che ti fa paura, magari alla tua zona di comfort, a ciò che è sempre stato, al pericolo di dire oddio, questa cosa non la conosco, vado fuori, è ignota, a tutte le varie preoccupazioni. Dice, ok, proteggiti, ma non proteggerti troppo, nel senso proteggi ciò che è giusto proteggere, ma non, come dire, metterti in questo involucro, in questa bolla in cui nessuno ti può toccare, in cui non puoi fare niente, in cui sei isolato da tutto e da tutti, no? Perché hai paura di fare qualsiasi cosa. Non farti governare dalla paura, ribellati a tutto questo, ribellati a quello che è stato detto che è giusto per te, che devi fare, fai quello che invece senti tu, ribellati in questa cosa. E quindi queste sono le idee che guidano voi che avete scelto questo gruppo numero 3. Adesso andiamo a vedere invece i tarocchi cosa ci dicono. Le carte dei tarocchi le prendiamo subito e vediamo cosa abbiamo. Bello, abbiamo esattamente Lilith, la prima cosa che ho letto è indipendenza, quindi abbiamo la regina di spade che ci parla di independent, quindi indipendenza, intelligenza, onestà, giustizia, creare delle boundaries, che di nuovo è questa cosa, creare delle protezioni a noi, no? Creare qualcosa che ci protegge, mettiamo un po' della differenza, della distanza, che in questo caso ci serve, comunicazione diretta, critica,
criticismo, non si dice criticismo, quando ci fanno delle critiche costruttive, quindi di ascoltare questi, essere logici, obiettivi, quindi non immaginarci mondi strani, farci dei castelli in aria, ma più che altro vedere la realtà dei fatti, quindi siamo bravi a vedere ciò che esiste, la verità, non quello appunto come vi dicevo che è giusto per gli altri, eccetera, vediamo la nostra verità. Quindi inizieremo proprio questi primi 3 mesi, prossimi 3 mesi, con questa grande proprio certezza. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo una grande maestria adesso nel mettere delle boundaries, nel puntare dritto, c'è proprio della chiarezza, c'è anche la civetta, che la civetta è saggezza, quindi abbiamo proprio questa capacità di vedere al di là, vediamo, abbiamo proprio questa, la lama, no? La spada, è chiaro, abbiamo proprio questa linea chiara che sappiamo dove stiamo andando, abbiamo questa grande chiarezza mentale, no? Poi dopo abbiamo invece il 7 di spade, al contrario, che ci parla che qui ci dice segreti, magari dei rimorsi, sindrome dell'impostore, quindi quello che vi dicevo, magari capiterà in questi mesi di avere anche dei momenti, no, di dire ok, cavolo, ma chi sono io per credermi tutto questo, per andare avanti nella mia indipendenza, nella mia ribellione, chi sono io per fare tutte queste cose, eccetera, ma davvero riesco a fare tutto questo? Quindi qua arrivano un po' le paure, arrivano, ritornano un po' queste insicurezze, eccetera, ma vediamo un po' cosa viene fuori. Bellissimo, viene fuori il folle, ci dice nuovi beginnings, innocenza, originalità, fearlessness, quindi lasciare andare la paura, proprio, è vero, possono esserci delle ricadute, ci sta questa insicurezza che ritorna a dire ma chi sono appunto per fare questa cosa, ma poi bisogna proprio abbandonarle ed essere delle volte quasi talmente leggeri, rinnovati, a dire ok, chi se ne frega, sai cosa, io vado avanti lo stesso, ci provo lo stesso, mi ci butto, spontaneità, leap of faith, quindi buttarsi perché abbiamo fiducia di quello che arriverà, buttarci nell'ignoto perché sappiamo di essere sempre supportati, no? E quindi ci parla di questo. E poi qua, velocità, bello, abbiamo Knight of Cup, quindi il cavaliere di coppe, che ci parla di velocità. Comunque, perché il cavaliere, no, non è vero, il cavaliere di coppe non è estremamente veloce, però comunque ha un passo bello ritmato, bello va, costante, no? E quindi ci parla di una costante graceful beauty, idealismo, tutto ciò che è artistico, tutto ciò che ci porta a trovare il nostro equilibrio fra mente, quindi abbiamo avuto maestria della mente, di ciò che desideriamo, dei nostri pensieri, con anche un equilibrio però emotivo. Perché ci parla di, questa è una bellissima parola secondo me, creativity romance, quindi ci innamoriamo della creatività, siamo in love, abbiamo proprio questo, come quando iniziamo ad essere innamorati, no? Che abbiamo le farfalle nello stomaco, tutto è più bello, ma lo trasportiamo nella nostra passione, nella creatività, no? Lo portiamo in un altro ambito e quindi abbiamo questa bellezza, creiamo, come dire, romanticizziamo la nostra vita ed è molto bella questa cosa perché proprio la creiamo noi e ci dà questo passo in più, c'è questa libertà, c'è questa leggerezza, c'è proprio questo dire ma me la vivo bene e vivendomela bene riesco a portare fuori tutta questa gioia, tutta questa felicità. Quindi per voi i prossimi 3 mesi saranno molto più leggeri perché si uniscono queste due parti, mente e cuore, che trovano il proprio equilibrio, nonostante le insicurezze, i momenti un attimino di dire oddio cosa sto facendo, ma chi sono io per fare questa cosa? E arriverete poi a dire ma sai cosa, chi se ne frega, perché devo farmi tutti questi problemi mentali, tutte queste pare, eccetera, io vado, mi butto, provo, eccetera, e mi lascio condurre, vado, perché ho fatto prima, ho fatto tutto il lavoro di blocchi, metto un po' delle barriere per far sì che la mia energia non venga risucchiata dagli altri, per far sì che l'opinione altrui non mi destabilizzi come prima, ma anzi punto su di me, quindi c'è questa chiara certezza mentale più l'emotività che sta arrivando assieme, quindi c'è questa creatività, le due cose si uniscono e quindi c'è questa bellezza che si crea, proprio questa grande, sì, c'è proprio secondo me questo flow bello in questa lettura per voi e di carte belle, guarda, queste 3 carte racchiudono tutto quello che abbiamo detto finora. The Wild, quindi proprio questo sentirsi selvaggio, di indipendenza, di buttarsi, di ribellarsi con il sole. Dove brilliamo? Dov'è che noi brilliamo? La carta del sole in astrologia parla proprio di noi, di chi siamo, la nostra identità, ma soprattutto di far vedere chi siamo, l'indipendenza, di dire ok, abbiamo 2 volte il sole tra l'altro, ok? E quindi c'è proprio questa enorme forza vitale che quando noi siamo noi stessi, quando siamo la nostra versione più autentica, più reale, più pura, più nostra, in cui riusciamo ad esprimerci al meglio,
è dove proprio splendiamo. E quindi se noi splendiamo, noi come prima cosa siamo al sole, facciamo splendere anche tutte le persone attorno a noi, perché diamo l'esempio, perché proprio trasportiamo attorno quella nostra essenza vitale che in questo caso è dirompente, magica, e riusciamo a comunicare come vogliamo. Abbiamo la carta dei gemelli, the social butterfly, ma vediamo il colore che è questo giallo, c'è questa farfalla che vola, quindi di nuovo i colori qua ci sono, se anche guardiamo solamente a livello cromatico vediamo che c'è proprio questo calore, questo caldo, questo fuoco che divampa, ma è un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che riscalda, no? Quindi è perfetto questo fuoco quando abbiamo le giornate estive, quelle che fa un sacco di caldo, ma ci sentiamo proprio bene, perché ci sentiamo protetti da questo sole che ci nutre, che ci fa stare al caldo, no? Quindi ti comunica senza paura, no? Cosa ho scritto qua? Sfrutta i social per una giusta causa. Usa la tua voce per tramandare saggezza, quindi non aver paura. Non abbiate paura, voi che avete scelto questo mazzo, nei prossimi 3 mesi di dire la vostra, di dire la vostra opinione, anche se va contro tutto e tutti, se è diversa, se è una nuova voce. Potrebbe essere questo, secondo me. Nei prossimi 3 mesi andrete molto a ritrovare la vostra voce e avrete il coraggio di parlare, di dire la vostra, quindi di agire in questa direzione. C'è tanto il plesso solare qui che ritorna, quindi il fatto di agire, di portare fuori questo, ma anche di comunicare in un modo che è, come vedevamo qua quando parlavamo di creativity romance, in un modo che è gentile, è romantico, è più soffice, è più morbido, no? Però lo stesso, no? Quindi c'è sia la parte questa qui, quindi usare, come volevo dire, sì, insomma, usare i social e il comunicare in questa maniera però più romantica, più dolce, più morbida, che però trasmette un qualcosa, trasmette saggezza, trasmette la vostra essenza, trasmette la vostra gioia, la vostra creatività, chi siete, no? E quindi questo è molto bello, vi permette di dire la vostra senza farvi spaventare da ciò che pensano gli altri, o farvi tappare le ali o farvi fermare da quello che pensano gli altri, no? Perché siete voi, avete detto ok, cavolo, non me ne frega più niente, mi ribello a quello che mi dicono che devo essere, quello che mi dicono che devo dire, eccetera, quello che so che si vogliono far sentire. No, dico la mia, dico ciò che penso, sono onesta e così riesco a esprimere al meglio chi sono. Belli. Abbiamo 2 carte che ci parlano di pay attention to signs con la S finale, quindi fate attenzione ai segni, perché durante questi 3 mesi avrete parecchi segni. Magari se vedete il sole, quindi può essere anche la rappresentazione semplicemente del simbolo del sole, eccetera, da tante parti, ricordatevi che quello è un simbolo che vi dice di la tua, sii onesto, usa la tua voce, non aver paura di tenerti le cose dentro, ma anzi esprimiti, no? E poi abbiamo sexuality, quindi ci parla con il numero 4, di mettere delle basi che, come dire, di avere anche la forza di essere se stessi, usare la propria femminilità o mascolinità, no? Entrambe le cose che le abbiamo tutti noi, dentro ognuno di noi, sia un lato che un altro. La femminilità, magari quella un po' promiscua, viene sempre vista come ciao, arrivederci, ciao, vista malissimo, eccetera. Ma in tante culture non è vista così. Cioè, quindi di riuscire ad avere anche qua le due ottiche di parlare, magari raccontare di questa cosa, cercare di capire perché c'è tutto questo, potrebbe davvero esserci tanto. Secondo me qua è un andare dentro di sé a capire perché magari ci sono dei blocchi su questo lato, perché non ci sentiamo al 100% a esibire chi siamo, a far vedere chi siamo, anche col nostro corpo. Quindi potrebbe anche essere tipo alcuni aspetti fisici di cui ci vergogniamo, di cui non siamo sicuri, di cui non vogliamo mai far vedere, magari ci copriamo un sacco, che può essere magari odiamo, esempio banale che vi faccio, odiamo i nostri piedi perché abbiamo paura di quello che le persone potrebbero dire, non ci piacciono perché ci hanno sempre detto che abbiamo i piedi piccoli, i piedi brutti, eccetera. Quindi magari siamo in estate, fa un caldo brutale, ma noi non metteremo mai dei sandali, per esempio, perché abbiamo paura di quello che pensano gli altri, di quello che dicono, eccetera, eccetera. Qui ci dice no, liberati, perché comunque il piede è dove poggia tutto, è la parte base in cui tu hai la connessione con la terra, quindi c'è anche questa bellissima cosa ed è bello, e soprattutto è un percorso anche lì di guarigione, ci aiuta a stare meglio quando camminiamo a piedi nudi sulla sabbia. Questo è proprio un esempio a caso che vi ho fatto, però potrebbe molto essere legato a questo, no? Sto proprio ragionando su questi termini, quindi quando si dice anche qua, e ritorna anche la civetta,
Ritorna la civetta qua che l'abbiamo vista anche prima, ce l'abbiamo già in due carte. Ecco, questo la civetta è un altro simbolo, questo è un altro segno che potrete magari vedere in varie parti. La civetta è sempre stata simbolo di saggezza, quella che si portava la dea Atena attorno a sé, era il simbolo di conoscenza, di sapere le cose, di saggezza, di tutto questo. Quindi facciamo caso anche a quest'altro simbolo, no? Che potrebbe essere il nostro animale guida, alcune cose del genere. Vediamo infine, che l'ho messa qui, la carta, abbiamo un 333, molto bello, che è quello delle maestre divine, quindi dee, maestre, sorelle stellari sono al tuo fianco per farti lavorare sul tuo sacro femminile, che è quello che dicevo qui. Magari c'è qualcosa di femminile dentro di te che non ti senti di aver, come dire, che non senti di riuscire ad esprimere al meglio, qualcosa che ancora tieni nascosto, qualcosa che non senti tuo, che senti lontano da te, eccetera. E mi dice, ci sono le dee, maestre, sorelle stellari che rimangono al tuo fianco, non ti preoccupare, per farti lavorare sul tuo sacro femminile. Che tu sia donna o uomo, lasciati aiutare a riscoprire gli antichi misteri. Quindi lasciati portare, probabilmente in questi 3 mesi ci sarà anche una riscoperta del proprio sacro femminile, ci sarà un po' questo, e secondo me tutto ritorna, si collega a Lilith, quindi provate a guardare dove è Lilith nel vostro tema natale, cosa vuol dire, quali sono i blocchi, dove vi indica di ribellarvi. Secondo me molto sta molto al dire, no? Al parlare, quello che vi dicevo, a dire la vostra, chi siete, al mostrarvi come siete autenticamente, sì, e lavorare su proprio ciò che invece nascondete del vostro lato femminile, qualcosa che magari avete rinnegato, che non riuscite ancora a vivere al meglio, ad integrare al meglio dentro di voi. Quindi potrebbero esserci questo, e questo potrebbe essere appunto l'inizio di una rinascita tramite tutte queste cose. E secondo me sì, ci sta, l'ho detto un po' così, spero che vi sia arrivato il messaggio, perché questa era un po' più complessa da cercare di spiegare a parole, il discorso era molto più visivo e più anche di quello che sentivo. Però fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Se avete scelto il quarto gruppo è perché avete scelto la luna e il quarzo rosa, che adesso metterò qui, andremo a vedere per i prossimi mesi qual è la rivoluzione, la rinascita, cosa ci dicono queste carte. Queste carte con cui iniziamo sono delle carte che, come dire, ci diranno un po' il background, un po' in sintesi generica di cosa si tratta. Abbiamo le carte delle rose, le carte delle goddess, delle dee. La primissima carta della rosa ci andrà un po' a dire di cosa si tratta. Bella, 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 non si vede molto, cioè più bella dal vivo, sto cercando di farvela vedere anche qua dall'immagine. Comunque si parla di una rottura, no? Di una rottura, ma di una rottura in positivo, no? Proprio di quello scatto. Infatti ci parla di sensualità, amore, devozione, romance, quindi romanticismo, flirting, tutta quella parte lì, ecstasy, pleasure, quindi di tutta la bellezza di questa rinascita, del fatto che l'amore ci può dare rinascita. Quindi probabilmente, dato che abbiamo anche il quarzo rosa, potrebbe esserci un qualche nuovo amore, una qualche nuova avventura, un nuovo livello del rapporto, magari se siete già in coppia con qualcuno, eccetera. Parla però di questo, quindi di un rinnovo di come, come dire, il fattore di essere in due nel fare le cose dà un supporto in più, ovvero ci dà questo senso di rinascita, questo senso ancora maggiore, quindi c'è proprio sensualità, il sentirsi a proprio agio con la sensualità, amore, devozione, romanticismo, ecstasy, pleasure, quindi proprio di vivere tutto questo, di immergersi in questa forza creativa, ma che è una forza dolce, no? Che trasporta un po' tutto, poi ci sono anche le rose, insomma la luna, vedete come i colori sono tutti molto legati a questo. E vediamo adesso le carte delle dee, cosa abbiamo. Non avevo dubbi che sarebbe uscita Afrodite. Questa è la carta delle dee, vediamo se qua si vede che non c'è riflesso. Afrodite che parla di feminine power. Quindi ovviamente dice, io abbraccio la mia sensualità e deepen my inner love, quindi approfondisco ancora di più il mio amore interno verso me stessa. I seek the beauty in everything, quindi vado alla ricerca della bellezza in tutto, quindi ogni scelta che faccio, tutto ciò attorno a me è fatto di bellezza, di bello, vedo le cose belle nelle piccole cose, riesco a vedere tutto con occhi diversi, con un filtro rosa, è vero, ma non è un filtro illusorio, è un filtro perché abbiamo scelto di scegliere, di vedere tutto attraverso gli occhi
dell'amore, che sembra una cosa detta così molto cheesy, no? Molto sdolcinata, ma in realtà potremmo se no scegliere di vivere tutto e di vedere tutto attraverso gli occhi della paura. E quale delle due cose scegliamo? In questo caso voi che avete scelto questo quarto gruppo vi porta molto di più a vedere invece tutto tramite questi occhi che vedono tutto brillare, perché vedono come l'amore sta alla base di tutto. È quel filo conduttore che ci permette proprio di creare cose magnifiche. E ci parla la dea Quan Yin, non riesco a dirlo ormai, ho la voce impastata, che però ci parla di compassione. Ci dice look beyond yourself, quindi guarda oltre te stesso, no? Vai a vedere più là, approfondisci di più, vai a vedere al centro, nel cuore, at the core, quindi proprio al centro pulsante di te, ma anche degli altri. Quindi vai oltre l'aspetto fisico, vai oltre a quello che ti viene raccontato, ma cerca di vedere quello che non ti viene raccontato, ciò che sta nel profondo delle persone, e vai proprio ad indagare di più, vai a vedere cosa c'è al di là. Magari prova di vedere senza ascoltare la parola, ma proprio di percepire, di vedere da ciò che vedi cos'è che percepisci, che tipo di sensazioni emana, che tipo di sensazioni provi su di te quando vedi un'altra persona, no? Senza che magari opinioni passate, esperienze passate, giudizio di altri su questa persona passino in primo piano. Lascia andare via queste cose, ma prova a vedere oltre questa persona, dai suoi gesti, da come si comporta, da quell'energia, quelle vibrazioni che senti, no? Prima di vedere, no? Cos'è che senti? Cosa percepisci? Secondo me in questi 3 mesi per voi ci sarà proprio questa evoluzione nel trovare quella persona, quelle persone che sono talmente allineate con voi che sono proprio, come dire, erano destinate a incontrarvi, perché vi eravate già incontrati, nel senso avete già scelto di fare questo percorso di vita assieme, è solo che magari non era mai arrivato il momento giusto per trovarvi. Adesso invece il momento c'è, è arrivato il momento, e quindi, come dire, in questa vita di nuovo vi rincontrate. E c'è proprio questa bellezza, questo amore, questa dolcezza, tutto questo fare rosa che governa questo vostro incontro, che governa questi prossimi 3 mesi. Vediamo se anche le carte che ho messo qui, vi passo davanti un secondo, dei tarocchi, ci vanno a confermare questo, perché secondo me voi che avete scelto questo gruppo ovviamente è dedicato a nuove figure, a nuove relazioni, un nuovo livello, come vi dicevo, se siete in coppia invece un nuovo quel fare quel passo in più, no? Quell'approfondire ancora di più la relazione, quell'essere davvero vulnerabili con l'altro, essere davvero di andare oltre i difetti, di non vedere solo quelli, di vedere che c'è molto di più, di percepire, no? Abbiamo di fatti allora la ruota della fortuna, poi dopo abbiamo il 5 di denari, abbiamo il 3 di denari, e non ci sto più, abbiamo la giustizia. Allora, cerchiamo di metterli così perché sennò io do giù di testa. E abbiamo, allora, che ci è venuto così, il 9 di denari. Quindi è anche molto legato a un amore per ciò che è materiale, cioè per quello che vivete, per quello che toccate, per l'esperienza che avete. Perché vediamo che c'è molto, cioè finora qua una prevalenza dei denari rispetto agli altri. Però cerchiamo adesso di capirla assieme. Allora, iniziamo i 3 mesi con la ruota della fortuna. La ruota della fortuna gira in maniera, qui si parla dato che è dritta positiva, ma tutto sta girando, quindi un po' tutto sta per rivoluzionarsi, arrivano nuove cose, arrivano nuove prospettive, nuovi incontri, tutto ciò che è nuovo ma che è in propositivo, no? Quindi qua la ruota della fortuna gira, e gira in felicità e in positivo. Sto ragionando nel mentre, poi dopo qua abbiamo invece il 5 di denari, quindi successivamente a metà mese abbiamo, qui è sicuramente il chiedere aiuto agli altri, quindi queste persone che arriveranno sicuramente delle nuove persone nella vostra vita che vi daranno una mano, saranno un po' gli aiutanti, ciò che vi aiuterà a crescere di più a livello anche monetario, di successo, di creare quel successo che desiderate. Quindi ci saranno delle nuove persone che arriveranno nella vostra vita legato a questo campo, ma prima vi sentirete un attimo, come dire, di stare un po' arrancando in questa situazione, perché
vorreste secondo me chiedere aiuto, ma non avete il coraggio di farlo, cioè avete paura di quello che le persone dicono, potrebbero pensare, quindi avete un po' questo tentennamento di dire potrei chiedere se chiedessi aiuto, se chiedessi un consiglio, se parlassi con qualcuno di queste cose, potrei proprio splendere, far sì che tutto cresca, se magari col mio partner parlo di ciò che mi attanaglia, ciò che mi preoccupa in questo momento, condivido invece che tenere dentro, invece che aspettarmi che lui lo immagini o che lo capisca al volo così senza dire nulla, ne parlo, comunicare, cercare di chiedere aiuto, che è ok chiedere una mano, che chiedere un consiglio invece che arrancare sempre poco per volta facendo per una fatica esorbitante per non far vedere che abbiamo bisogno di una mano. Quindi per non far vedere che siamo in una situazione un attimo di debolezza, di sconforto, in cui siamo confusi, eccetera, facciamo di tutto per farci vedere sempre forti, di potere, eccetera, quindi non chiediamo mai aiuto agli altri, non diciamo niente, ci teniamo tutto dentro, ma questo ci appesantisce, come si vede dalla figura, ci appesantisce ancora di più, non ci aiuta. Invece qua la sfida è quella di riuscire a chiedere una mano, a condividere, a comunicare come ci sentiamo, no? E questa sarà un po' la sfida, ma il bello è che se lo facciamo arriveranno quelle persone che ci daranno questa mano, ci permetteranno di affrontare, ci daranno consigli, ci daranno saggezza, ci daranno un po' un punto di vista anche diverso, no? Cioè il 3 ci parla proprio del condividere messaggi, del condividere nuove informazioni, del condividere un nuovo stile di vita, condividere tante cose, anche semplicemente questi pensieri, può essere anche tanto legato al lavoro, quindi magari parlare o comunque mettersi all'interno di mastermind, gruppi, percorsi di gruppo, in cui si può appunto fare un lavoro dove ci sono più menti che lavorano e che collaborano, quindi che ci danno la possibilità a noi di crescere molto più velocemente e di parlare di tutto, di vita, di relazioni, di tante cose, no? E questo ci permette proprio di fare un salto di più in più. Questo per ritrovare quell'equilibrio che un pochino qua ci mancava. Però che riusciremo a trovare, no? Riusciremo a trovare quell'equilibrio per noi lasciandoci aiutare dalle persone, anche dalle persone più vicine a noi. Possono essere quindi sia persone nuove o persone che sono già attorno a noi ma di cui non abbiamo mai avuto il coraggio di chiedere una mano, no? E se lo facciamo invece abbiamo la capacità di riuscire a ritrovare quell'equilibrio, ritrovare quella nostra pace interiore, quella serenità nelle nostre relazioni, sia affettive che anche di lavoro, no? Ritrovare un po' quella serenità che ci porterà ad essere così vicini a quell'abbondanza che abbiamo qui, che è il 9 di denari. Il 9 di denari ci fa vedere, quando è dritto, che stiamo proprio vivendo di tutti i frutti che abbiamo seminato, siamo proprio espansivi, viviamo bene, abbiamo proprio tante cose di cui essere fieri. E ce le abbiamo anche quando è al contrario, solo che non riusciamo a vederle. Cioè siamo talmente presi da magari tutto ciò, magari come dicevamo qua, da tutti i difetti esterni delle persone attorno a noi, che non riusciamo a vedere invece le cose positive che già sono nella nostra vita. Quindi vediamo sempre la mancanza, ciò che non c'è, il difetto, la cosa fatta male, ma dobbiamo sforzarci per invece concentrarci su ciò che già abbiamo, sul positivo, sulle cose belle. Ritrovare quell'equilibrio fa entrambe le cose, c'è sempre quel senso di dualità. Quindi alla fine di questi 3 mesi è possibile che avremo un momento in cui ci rendiamo conto che siamo così vicini, ma diciamo cavolo manca quella cosa, non riesco a vedere tutta quella bellezza che però ho. E quindi dobbiamo un attimino sforzarci di lasciare da parte, di vedere sempre quella cosa mancante. Cioè siamo arrivati, siamo felici di tutto quello che abbiamo, ma noi cosa ci focalizziamo su? Manca quella piccola dettaglio, quella piccola cosa. No, bisogna proprio riuscire a vedere invece ciò che abbiamo creato, ciò che abbiamo attorno a noi, il successo, l'abbondanza che abbiamo creato, focalizziamoci su quello che c'è, poi quella parte mancante arriverà da sé, ma noi non ci dobbiamo concentrare su quell'1% mancante quando abbiamo un 99% di meraviglia, soprattutto per quanto riguarda la parte secondo me affettiva di amore. Abbiamo tanto attorno a noi, ma ci concentriamo su quella rovina che ci manca. E quindi, come dire, fine mese ci sarà un po' questo scoglio da superare, però vedete, sarà proprio qualcosa di comunicare quello che sentiamo, comunicare le emozioni con onestà, e proprio vivremo questa cosa. Vediamo anche le altre carte
Qui cosa ci dicono? Abbiamo le carte dello zodiaco con bilancia. Abbiamo Vergine e Bilancia. Quindi Vergine si dice care and cure, quindi prendersi cura degli altri, ma prendersi cura anche di noi. Self care per te e per gli altri. Prenditi cura del tuo corpo con esercizio all'aria aperta, mangia cibo sano e di stagione. Quindi anche tutte queste piccole cose nella vita quotidiana con gli altri sono dei piccoli gesti d'affetto. Ognuno dimostra come vuole, però è un qualcosa che dice mi sto prendendo cura di te. E alla stessa cosa anche prendersi cura di se stessi è importante. Perché? Perché balance, l'equilibrio, che qua ci parla del segno della bilancia proprio, è la chiave. Trovare questo equilibrio che dicevamo, che qua con la giustizia, che queste due carte sono collegate, è importante. Quindi ti dice, medita nel tuo luogo sacro, osserva l'arte e cerca di ricrearla con cura. Quindi usa i tuoi doni per mettere sia te che gli altri a proprio agio. Quindi di nuovo c'è questo colore rosa. Cerca di creare questa armonia nella tua vita, con le persone attorno a te, quelle nuove, quelle che già sono presenti nella tua vita. Cerca di ricreare, di fare quel level up, di ricreare quel bello in quello che già è presente nella tua vita, no? Quelle cose che già ci sono, che hanno la potenzialità di diventare così abbondanti, ma che tu non fai altro che vedere quella cosa mancante, quella piccola cosa che invece non va bene. Cerca di concentrarti invece sul bello di tutto quello che c'è già. E se sei in crisi, in un momento di difficoltà, che hai paura di comunicare le tue insicurezze, qua ti dice invece cerca, sforzati un attimino, vai oltre la tua zona di comfort e cerca di comunicare con onestà, con vulnerabilità, con cuore aperto come ti senti. Non c'è giudizio, non c'è nulla del genere, ma prova a fare questa cosa invece che nascondere per farti vedere sempre quello forte, sempre quello potente, no? Ci dice un po' questa cosa. E le carte che abbiamo qui sono Have Faith, 22, sempre la scelta, e Entrapment, quindi sentirsi intrappolati, che secondo me è questo. Ci sarà un momento, quello che vi dicevo, magari è probabile che vi sentiate in una fase in cui siete intrappolati, in cui non riuscite a chiedere un consiglio, aiuto a qualcuno. Se questo è il caso, ricordatevi che dentro di voi sapete già quello che dovete fare, ma di più sforzarvi di raccontare a qualcun altro, proprio chiedere aiuto, per dicendo un po' come vi sentite, e qui da lì potrete proprio riuscire a trovare queste persone, vi stupiranno di proprio questo, cercare di andare avanti, di avere fede, perché le persone sono in grado di stupirci. Questo è un po' il messaggio. E per voi sono uscite ben due carte degli angeli, non una, quindi voglio vedere anche i messaggi di queste due, perché ne sono usciti due rispetto al solito. E wow, perché la prima sette ci parla di successi, no? Vediamo qua se si riesce a leggere. Dice, hai raggiunto, stai per raggiungere un meritato traguardo. Cosa vi dicevo qui? Sei un sognatore, un mistico, un leader spirituale, un messaggero della nuova era. Non mollare, la meta è vicina e preparati al successo. Quindi no, è quello che dicevo, ci siamo quasi, siamo lì lì, non buttiamoci giù proprio perché ci manca quella micro cosa. No, ci siamo. E l'altra carta di cui avete bisogno di sentire, quella dell'amore incondizionato, il 4, ci dice, il tuo angelo custode ti ricorda che è sempre al tuo fianco per guidarti e amarti incondizionatamente. Non avere fretta, ma prenditi il tempo per capire cosa vuoi veramente. Chi ti ama, e secondo me c'entra molto con voi, con questo gruppo, chi ti ama ti aspetta e ti sostiene. Sei una persona buona e sincera, lasciati amare. Per cui questo è un po' il messaggio per voi del quarto gruppo, fatemi sapere nei commenti se risuona con voi, ricordatevi sempre che poi sono letture collettive, quindi prendete quello che ha senso per voi, lasciate andare il resto e noi ci vediamo alla prossima.